cadavere a pezzi trovato in Golena era in una borsa, uno degli omicidi più efferati che si ricordino, avvenuto chissà dove, ma scoperto a Santa Maria Maddalena, dove l'eccezionale siccità di questi giorni ha restituito il corpo mutilato, un tronco di una donna chiuso in un borsone e lanciato nel Po ed emerso solo grazie a queste particolari condizioni climatiche che non si vedevano da decenni. Altrimenti forse non si sarebbe mai saputo nulla di un delitto raccapricciante. La orrenda scoperta è stata fatta nel pomeriggio di lunedì 4 aprile da un operaio che si trovava in zona per manutenzioni. Lo stato del borsone e l'odore che si sprigionava da questo lo hanno indotto a chiamare i carabinieri. Ben presto la realtà è emersa in tutto il suo potere agghiacciante. Dentro, in avanzato stato di decomposizione, un tronco umano, verosimilmente di donna, che deve aver trascorso in acqua parecchio tempo. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. Tremendo incidente a Villanova Marchessana sulla regionale Ridiana all'incrocio con Via Roma. A rimanere ferito in maniera grave un giovane residente in zona. Ha riportato, secondo le prime informazioni, gravi traumi agli arti inferiori che per fortuna però non hanno fatto temere per la sua vita. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13, oggi 5 aprile. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, SUEM 118, e carabinieri per i rilievi. Difendiamo i nostri nonni, la campagna contro le truffe. È stata presentata oggi, martedì 5 aprile, in questura Rovigo, la nuova campagna informativa in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia. La campagna informativa si chiama Truffe, impariamo a riconoscere il problema per agire in sicurezza, per sensibilizzare i cittadini del Veneto e della provincia di Rovigo su un fenomeno in costante crescita. Dal 12 aprile partirà una campagna porta a porta. Una cucina mobile dal Veneto ai confini della guerra. Il presidente Luca Zai ha annunciato la partenza dal polo logistico regionale di Bonisiolo a Mogliano Veneto di una colonna mobile della protezione civile regionale verso la Polonia. Obiettivo è consegnare una cucina mobile completamente attrezzata che verrà donata alla sede di Cracovia del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, un'organizzazione non governativa che si occupa di cooperazione e sviluppo. Dal 3 al 5 giugno torna Rovigo Racconta. Sono stati mesi pieni di incertezze, ma alla fine la buona notizia è arrivata e gli organizzatori hanno sciolto le riserve. Rovigo Racconta, il festival ideato e organizzato dall'associazione Liquirizia, di cui fa parte Mattia Signorini, tornerà a riempire di gioia, idee e culture la città. L'edizione 2022 è stata infatti confermata per le giornate del 3, 4 e 5 giugno. Si tratta dell'ottava edizione del Festival Arancione, uno dei più vivi e amati di tutto il Nord Italia, che conta presenze fino a 40.000 persone, dopo uno stop subito nel 2021 a causa della pandemia. A Corbola un esercito di studenti stranieri per l'integrazione, tutto pronto per l'European Choir and Orchestra Sounds of Europe nell'ambito del progetto Erasmus Plus con l'Istituto Comprensivo di Oriano nel Polesine, e che ha dato il benvenuto a 130 tra studenti e insegnanti provenienti dal Portogallo, dalla Repubblica Ceca e in remoto dalla Svezia, per realizzare un'orchestra che accompagni un coro europeo.